L'Italia si è dotata di un sistema performante nella lotta al riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo, con un'efficiente collaborazione tra le varie forze. Queste le parole di Franco Gabrielli, direttore generale della pubblica sicurezza, all'indomani dell'attentato terroristico di Vienna. Il capo della polizia, nell'audizione alle commissioni riunite di giustizia e finanza della Camera, ha sottolineato che nei primi 9 mesi dell'anno la DIA ha analizzato oltre 79.000 segnalazioni di operazioni sospette. Alla luce di questi numeri, dice, restano fondamentali la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto, le unità di informazione finanziaria e l'Europol. Un nodo che per Gabrielli dovrà essere sciolto nei prossimi mesi è quello della condivisione dei dati personali. Il garante europeo ha infatti più volte ribadito che solo alcune informazioni possono circolare tra le varie agenzie di contrasto. Gli attentati di Vienna e Nizza sono in discussione nel Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza, convocato dalla ministra dell'Interno Lamorgese, al quale partecipano lo stesso Gabrielli e i servizi di intelligence.